Solo una cosa, promettimi che quest'anno ti limiterai. Limitarmi? Di che diavolo stai parlando? Lo scorso ringraziamento hai cucinato 3 tacchini, un quintale di patate e tanta salsa da affogare un cavallo. Sono stato 2 giorni in coma iperproteico. Non erano le proteine, quella era la sbornia. Ehi, vieni da me per il ringraziamento, si è appena liberato un posto. Mi vuoi rimpiazzare? Mi piacerebbe, ma mia madre e la signora Dix cucineranno il gran cenone e saremo solo noi 4. Ah, solo voi 4? Sarà divertente. Io non posso mancare, faccio parte della famiglia. Sono lo zio Calle. Se si lamenta ancora per il cibo, lo zio Calle finirà affogato nella mia salsa. Oh, mi manca questo, ragazzi. Mi manca tanto. Tornerai presto, continua a esercitarti. Sì. A proposito, devo tornare alla mia quotidiana seduta di tortura? Chi torturerai oggi? Oh, 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 questo è il meglio che sai fare? Sono fuori forma. Abbiamo bisogno di te. Poco ma sicuro. Ragazzi, siate prudenti. Ci si vede. Domani proveremo a fare una breve corsetta. Oggi lavora sulle capacità motorie della mano. Salve! Vedo che sei abilissimo a contare i fagioli. Oh. Ho una sorpresa per voi due. Oh, è stato piuttosto disgustoso. Non è da mangiare per l'esercizio ADL. Per cosa? Le attività della vita quotidiana. Non sei stata molto attenta. Usare coltello e forchetta è un esercizio che richiede singoli movimenti delle dita. Quindi non devo mangiarli? No, ma se vuoi puoi farlo. Buon appetito. D'accordo. Vedo che impugni la forchetta in modo molto femminile, maschio alfa. Chiudi la bocca. È così? Che usate nella giungla? No. Decisamente non sei pronta per il ristorante. Sul serio? Nella giungla si usa così, scusa. D'accordo, se vuoi la guerra, dillo. Ti consiglio di non scherzare con il fuoco. Non farlo, non farlo! Su, mangia tutta la verdura, Marin, pulisci bene tu il piatto! Sei una morta che cammina! Ragazzi, state facendo troppa confusione. È stata lei a iniziare. Sì, ma ho anche finito, giusto? Siete peggio di 2 bambini dell'asilo. Ciao! Allora, come va la terapia? Beh, fisicamente sta migliorando, ma mentalmente va sempre peggio. E tu che cosa ne sai? Sono affamata, dove vuoi andare? Credevo avessi già mangiato. Cosa? Sì. Una carota. Grazie. No, non devi farla scivolare, devi afferrarla. È per esercitarti, piccola, non per giocare in tana. Che succede con quel tizio? Quale tizio? Lo sai di che parlo? Sullivan, quello che sta in ospedale. Cosa vuoi sapere? Non lo so, passate tanto tempo insieme. Sì, e indovina perché? Siamo entrambi bloccati in un ospedale. Sei geloso? Non devi esserlo. Ero solo curioso. Già. Cavolo! Tranquilla, non fa niente, ricominciamo da capo. Non tornerò mai al lavoro. Non riesco a vestirmi, ad afferrare le cose, sono un disastro. Il medico ha detto 6 mesi, quanto è passato? 2. 2, soltanto 2 mesi. Sei solo a un terzo della strada. Già, non dirmelo. E poi, in tanti anni nella polizia e nell'NCIS, non ho mai dovuto giocare a dama in un'indagine, quindi non preoccuparti. Sì, ma hai dovuto estrarre la pistola. Dammi la mano. No, non questa, l'altra. Oh, vuoi dire l'artiglio? Sì, dammi l'artiglio. Oh, okay. Sì. È un bell'artiglio, ha un suo fascino. È come stare con un pirata molto sexy. Avrei fatto meglio a stare zitta.